Ciao, sono Salvatore Ranzulla e mi occupo di computer da quando avevo 10 anni. In tanti ti avranno parlato dell'automobile, ma sicuramente nessuno ha ancora approfondito il tema che riguarda queste lunghe lingue di asfalto su cui viaggiano i veicoli. Esse sono chiamate strade e oggi voglio parlarti degli annessi e connessi relative a queste. Ti sarà senz'altro capitato di prendere la macchina per fare un giro per le vie della tua città. Come senz'altro hai notato, con grande stupore, come è successo a me, quindi stai tranquillo, le strade che ci sono in Italia, contrariamente a quello che direbbe la logica, non sono tutte dritte. Questa particolarità del suolo italico ha obbligato i costruttori di auto italiane a inventare lo sterzo. Era già stato introdotto nell'antica Roma, ma era molto più piccolo e veniva chiamato sesterzo. Proprio perché era giovane come ideazione, ancora non sapevano se sarebbe stato in grado di funzionare perfettamente e usavano il condizionale. Se sterzo a sinistra, speriamo che vada a sinistra. Se sterzo a destra, speriamo che vada a destra. Oggigiorno si potrebbe ormai fare a meno anche dello sterzo, perché ultimamente si è risolto il problema delle strade piene di curve facendone semplicemente alcune nuove, tutte dritte, che si chiamano autostrade. In molti a questo punto avevano anche pensato di restituire lo sterzo alla fabbrica dell'auto per ricavarne una sommetta, ma questo ormai era usato e la fabbrica avrebbe comunque avuto gioco facile nel rifiutarsi.